Non solo sport fisici nel programma di Parma Città Europea dello Sport, ma anche sport della mente. È il caso del bridge, che grazie all'organizzazione del circolo rapido di un torneo che rientra nel circuito di Bridge sotto le stelle, è sbarcato in Piazza Garibaldi con 40 tavoli e circa 200 partecipanti all'evento. Sentiamo Luciano Scarioni del circolo rapido, l'assessore allo sport del comune di Parma Roberto Ghiretti e il consigliere comunale Paolo Pizzigoni. Sì, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di trovare una data libera per poter fare il torneo in questa stupenda piazza e speriamo di poterlo fare anche negli anni a venire. Come si svolgerà questo torneo? È un torneo a coppie, tipo Michel, che dice poco e non negli addetti al lavoro, che con tre gironi con mani duplicate. Dopo viene adesso di entrare nel dettaglio tecnico è un po' complicato, non è un gioco che è molto conosciuto purtroppo, comunque alla fine ci saranno i migliori, verranno premiati come in tutti i giochi. Questo torneo è già stato fatto la settimana scorsa a Modena in Piazza Grande, verrà replicato la settimana prossima a Sassuolo e l'altra ancora a Reggio Emilia. È dall'anno scorso che abbiamo instaurato questo circuito, speriamo che abbia sempre più partecipazione. Beh, la Federazione Bridge è una delle discipline associate del CONI. Il bridge in Italia è uno sport molto diffuso, mi sembra che questa sera ne sia un esempio. È uno sport della mente, ma che di fatto ha le caratteristiche piene dello sport ben praticato. E quindi era giusto dare anche ai nostri amici del Rapido un'opportunità di usufruire della nostra agora, della nostra piazza, per godersi una serata veramente speciale. In più vedo che è particolarmente così, insomma, diffuso a vari livelli anche di età, per cui ci sono giovani, meno giovani, adulti. Insomma, mi sembra che anche questa qui sia una dimostrazione che lo sport è completamente trasversale a tutto e dall'altra parte è completamente aperto a mille modalità di pratica. Questa è una, abbiamo visto quest'anno in questa piazza di tutto. Ecco, penso che anche questo meritava di avere una vetrina di questo tipo. Paolo Pizzigoni, questa sera qui a Parma un grande evento di bridge, una serata sotto le stelle, diciamo un evento ben riuscito visto il numero di partecipanti a questo torneo. Sì, è ben riuscito perché ci sono circa 50 tavoli, 40 tavoli anzi, per 200 persone circa, che vengono un po' da Parma, tutta Parma, provincia e anche città vicine anche qualcuno. Un evento che rientra in Parma Città Europea dello Sport? Sì, certo, perché il bridge ha tutti i diritti di entrare nelle attività sportive in quanto è una disciplina paraolimpica e associata al CONI e per cui ha tutti i crismi per ben figurare nell'ambito sportivo, anche perché è uno, diciamo così, è definito lo sport della mente, perché non è proprio soltanto un gioco di carte, è un momento di riflessione, di attenzione a tante sfaccettature che stimolano la mente a ragionare e per cui è riconosciuto che ha un effetto benefico proprio per evitare, diciamo così, il decadimento cerebrale che purtroppo in questi tempi è abbastanza comune. Ecco.